È arrivata la felicità, è stata sin da subito una fiction ambiziosa, portata nella fossa dei leoni a combattere contro il Grande Fratello, ma all'altezza di affrontare anche una battaglia culturale contro gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti di una famiglia non convenzionale come quella di Orlando e Angelica. I dati Auditel sono stati ragguardevoli, seppur non esplosivi, in media circa 4 milioni di telespettatori a puntata, inferiore al traguardo dei 5 milioni raggiunto invece da Il Paradiso delle Signore. I personaggi della fiction Publispay hanno raggiunto la loro felicità, ma la trama è ancora piena di potenziali spunti da sviluppare in una seconda serie che i fan ovviamente chiedono a gran voce. Ok, è arrivata la felicità, è finita, afferma Aldo, ma quando vedremo è arrivata la felicità 2, 3, 4 e 5? Santa Maria con la camicia bianca che balla il tango, fa notare un utente, dovrebbe essere dichiarato illegale oppure patrimonio del paese. E ancora grazie per le belle emozioni che ci avete regalato da parte di Martina. Il pubblico ha realmente apprezzato è arrivata la felicità, si è emozionata insieme ad Angelica e ha riso con Nunzia, ma non vede l'ora di essere di nuovo coinvolto nella loro vita. Ivan Cotroneo ha ammesso alla fine di novembre di avere un bel po' di materiale su cui lavorare, quindi sembra già in cantiere la seconda serie. Il rischio concreto, tuttavia, è che si incappi nello stesso errore che ha portato la prima stagione di Tutti Pazzi per Amore a mancare l'obiettivo nelle successive, perdendo in freschezza e originalità.